Ci Eccomi, sei? Ecco. ci sono, ci sono e facevo una considerazione mentre tu parlavi. Penso che ogni volta che tu introduci questo discorso, arrivi proprio a approfondire molti degli aspetti e quasi quasi devo dire che hai imparato molto bene, quasi come se tu fossi già diventato un medico da una parte e un fisico. Aiuto, no, 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 va sono un bene, portaborse. no, io non sono abituato a sviolinare mai. E ti devo anche ringraziare che nella tua introduzione hai parlato di Stagnaro. Vi devo dire, vi faccio una confidenza, lo dico quasi con un groppo, come dicono a Milano, qui in gola, perché il professor Stagnaro, che è stato, ma forse uno dei pionieri davvero, ha fatto e ha parlato per primo, pensate, di semeiotica quantistica. Io ho conosciuto Stagnaro perché Giorgio Terziani, in uno dei tanti incontri, mi ha invitato a fare un confronto con lui. Ma ho parlato prima io, prima di Stagnaro. E quando io ho finito di parlare, lui mi ha abbracciato e mi ha detto: "Adesso io ho capito tutto". Lui aveva già capito prima. Perché? Perché aveva intuito che la parte di biofisica, colleghi medici, ve lo dico anche qui col cuore, la biofisica finalmente ha spiegato molti degli aspetti, che noi nella facoltà di medicina non avevamo chiari, nessuno ce l'ha detto, nessuno ce l'ha spiegato. Uno per tutte, il fatto che le molecole si incontrano al momento giusto, al tempo giusto per fare la reazione giusta. Ma a questo punto chi è il regista? Non può essere un incontro casuale. E le reazioni avvengono e sono corrette. Bene, Stagnaro, quando ha sentito la mia relazione, mi ha detto: "Posso chiamarti maestro?" E io ho detto: "Ma maestro sei tu. Sei tu che come medico, come primario, come clinico, hai avuto un'intuizione incredibile a tale punto che ha spiegato come in effetti, percuotendo un organo e contando semplicemente le onde che si propagano nel nostro organismo, a secondo il tempo lui ne definiva addirittura la patologia. Quindi maestro era lui. Quindi grazie Giorgio che tu l'hai voluto ricordare e soprattutto grazie perché il prossimo convegno di Bologna sarà dedicato a lui. Bene, al di là di questa Grazie a te. introduzione, devo dire, io sono sempre molto felice quando parlo a voi, perché sono in grado di dimostrare le cose che voglio dirvi. Che la medicina, ho detto, abbia delle colonne che sono quelle della biochimica, non la mettiamo in dubbio. Guardate, ben lungi da me, io sono un medico classico, però avendo una laurea in fisica, che è venuta prima della laurea in medicina, mi sono chiesto: ma la fisica è proprio fuori dalla realtà medica? O in effetti è un grande attore che probabilmente dobbiamo ancora tutti scoprire, perlomeno alcuni di noi l'hanno scoperto, ma altri colleghi, ovviamente, giustamente, non avendo le basi, possono mettere in dubbio. Certo che quando parlo nascono veramente dei grandi problemi, perché io parlo di aspetti che sono la risonanza degli organi. Ma come la risonanza degli organi? Ma quando vi parlerò, arrivando al termine del mio discorso, sul
questa meravigliosa bobina che poi si chiama S-Drive. È meravigliosa perché in effetti guardata sembra una cosa semplicissima. Poi ve la spiegherò, entrerò nel dettaglio tecnico. Ma è di una complessità enorme e dà la possibilità di avere quello che Giorgio vi ha raccontato, una serie di dettagli che molti strumenti non danno, o perlomeno molti strumenti sono parziali, danno delle indicazioni parziali. Questo dà un'informazione che ovviamente oserei dire è complessiva, è globale dello stato di, chiamiamolo ancora benessere, perché sennò qualcheduno può dire, beh, allora dovete dimostrare tutto questo. Bene, chiamiamolo benessere. E allora vi devo dire, io che mi occupo di biorisonanza da una vita e studio il comportamento degli atomi, perché noi siamo fatti di atomi. Pensate all'acqua, giustamente Giorgio ha richiamato l'acqua. Acqua, e noi siamo fatti di acqua. Il 70% del nostro peso è acqua, ma se contate le molecole H2O, sono il 99%. E l'acqua è idrogeno e ossigeno, e quindi sono atomi. Ma perché gli altri, tutto quello che c'è dentro il nostro corpo, sono atomi. E quindi, se sono atomi, evidentemente hanno dei comportamenti che soltanto in fisica, perlomeno anche in chimica all'inizio si studiano gli atomi, ma più la fisica, il comportamento della fisica. E allora, vedete, quando io ho visto per la prima volta questa bobina S-Drive, l'ho vista, l'ho studiata. Seguite il mio dito, per piacere. La bobina parte dall'esterno, ovviamente, gira verso l'interno, quindi è un filo che si avvolge verso l'interno, ma arrivando al centro dell'interno ricomincia a girare in senso opposto. Guardate, guardate il mio dito che gira al contrario. E a questo punto mi sono domandato, ma una bobina crea un campo elettromagnetico, certo. Questa è una bobina di Tesla, una cosa meravigliosa. Ma quel campo magnetico girerà da una parte e contemporaneamente quando torna esattamente l'opposto dall'altra. Quindi questo campo magnetico si annulla. È come dire che vado in una direzione con una certa intensità e vado nella direzione opposta con l'intensità stessa. Quindi il campo elettromagnetico è zero. E allora ho detto, ma come posso fare a spiegare ai miei colleghi medici questo fenomeno? Perché allora è zero. E se io prendo dei capelli e li metto al centro, l'ha detto Giorgio Terziani, il capello è un biomarker meraviglioso, stupendo. E adesso io vi parlerò degli spettri di frequenza rappresentati dal nostro capello con il bulbo. Ma lì io trasferisco informazioni. Ma come? Allora ho detto, va bene, farò questo esempio. Supponiamo di essere in un mare leggermente agitato. Io nuoto lo stesso, benissimo. Sono vicino a uno scoglio. L'onda arriva, va a infrangersi sullo scoglio, ritorna indietro e va in collisione con l'onda incidente. E se io sono lì in mezzo, che succede? È che vengo buttato in alto. Caspita, acquisto un'energia incredibile, mi butta su in cielo quasi. Non spiego il fenomeno, ma dietro quello che vi ho raccontato con questo esempio c'è uno sviluppo matematico che io la prima volta ho sentito e che poi ho detto no,
non è possibile, ma come si fa a spiegare a dei colleghi medici degli sviluppi matematici che sono così complessi e difficili anche per uno che ha fatto fisica? E li ho voluti verificare. Sono come San Tommaso e ho scoperto che il fenomeno avviene come ve l'ho raccontato nell'esempio dell'onda del mare. E questa è una cosa meravigliosa. Perché? Perché adesso ve lo spiego. Non è una cosa eccezionale dire a noi, a voi, colleghi medici, che se metto degli elettrodi sul cuore ottengo un andamento che si chiama andamento della corrente cardiaca. Ma analogamente, se io metto due elettrodi qua o due elettrodi qua o due elettrodi qua, ho un andamento della corrente cerebrale. È interessante. E allora, io che ho fatto un po' di fisica, essendomi laureato, so che una corrente che circola provoca campo magnetico, produce campo magnetico. E come posso vederlo? Posso vederlo facendo, certo dovrò fare qualcosa di protetto, perché giustamente, come diceva, io sono circondato da onde, voi siete circondate da campi elettromagnetici, dal telefonino che avete in tasca, dal wifi che è acceso, dalle lampade, dal computer. Siamo circondati. Quindi se io voglio misurare il vostro campo magnetico cerebrale o cardiaco, devo mettervi isolati, ovvero li devo mettere dentro una gabbia, la gabbia di Faraday. E allora sì, posso dire che il segnale magnetico del vostro cuore o del vostro cervello lo ricevo, senza confusione di altri campi, perché se no chiaramente il dato diventa inquinato. Bene, la domanda allora che io faccio sempre è questa. Il cuore emette campo elettromagnetico. Sì, il cervello emette campo elettromagnetico. Sì, signore. Ma gli altri organi? Ah, bella domanda questa. Ma io direi, stando alla logica, stando a quello che abbiamo studiato in medicina, ma non ho mai sentito parlare che il fegato, ad esempio, emette dei segnali, o il pancreas. No, ma ve lo dico io, rispondo io a questa domanda. Il cuore emette segnali elettrici, il cervello emette segnali elettrici, il fegato anche, il pancreas anche, i polmoni anche, tutto. La C1, guardate, la C1 emette segnali, la C2, ah, caspita, ma questo... è come dire una cosa incredibile, nuova, profondamente direi assurda quasi. E no, il punto è un altro. Tutto questo insieme di segnali che noi generiamo nell'interno del nostro corpo vengono memorizzate dal bulbo del capello, che forma uno spettro di frequenza. Quindi quando noi diciamo ma nel capello tu hai tutte le informazioni che sono legate al comportamento degli organi interni, ma anche a tutto ciò, l'epigenetica, ha fatto bene a enfatizzare questa parola, l'epigenetica, vuol dire che i nostri geni sono, hanno un comportamento, possono essere accesi o spenti in funzione di tutto ciò che ci circonda. Quindi alimentazione, certo. Cosa respiriamo, certo. I campi elettromagnetici, certo. Ma le relazioni sociali, certo. Le contrapposizioni,
Lui termina la frase sempre: l'amore. L'amore, senso molto positivo, importante per la vita, ma c'è anche il contrario dell'amore, che è l'odio, che è la contrapposizione, che è la competizione. E tutto questo appartiene all'epigenetica. Bene, lo spettro del nostro capello con il bulbo rappresenta lo spettro, tutto ciò che di epigenetico noi viviamo. E ma com'è lo spettro che io presento, che è la mia uscita, la vostra uscita? Com'è fatto sto spettro? È fatto, guardate la mia matita, sull'asse X metto le frequenze e sull'asse Y metto le ampiezze. Lo spettro è una roba quasi indescrivibile, quasi indecifrabile. Ma io vi dico no, assolutamente no. Perché? È perché in uno spettro che è rappresentato, detto, da una serie di picchi, la mia matita continua a oscillare, vedete? Ogni picco, ogni segnale dello spettro può essere scomposto in, attraverso un teorema, io ve lo dico, ma voi che fregatevene, il teorema di Fourier si chiama, che è un teorema importante per i fisici e i matematici, e che dice che ogni picco può essere scomposto in somma di segnali. E allora a questo punto avete scoperto l'esse drive. Perché? È perché lì dentro, al centro di questa meravigliosa, stupenda bobina, noi gli forniamo lo spettro. E per risonanza questa bobina la prende. Certo, guardate, un segnale che viene rappresentato come la mia matita che va su e giù si chiama segnale analogico. Ma un computer può memorizzare un segnale analogico? Ve lo dico io, no. Quindi dobbiamo trasformare questo segnale in successione di punti. E va bene, lo trasformiamo, lo memorizziamo e poi lo spediamo a distanza via internet. Lo mandiamo in Germania, lo mandiamo ad Amburgo. E lì che cosa ci sarà? Ci sarà un grossissimo centro di elaborazione dati che, guarda caso, scompone lo spettro con Fourier, quindi ne va a vedere le componenti e in 15 minuti noi abbiamo la risposta. Abbiamo la decodifica del nostro spettro. E voi capite bene che questa è una cosa incredibile, è una cosa meravigliosa, stupenda, perché ho detto, giustamente Giorgio Treziani ha detto, tutto ciò che vive vibra. Ma io sento vibrare, guarda, mi metto una mano sul petto, sì, sento vibrare il mio corpo, il mio cuore, sì, si espande il mio torace, sento la vibrazione del cuore, faccio così, sento queste vene che pulsano, la rappresentazione del cervello, sì, certo, il cervello pulsa, ma io non me ne accorgo. Perché non me ne accorgo? È perché sono frequenze di oscillazioni molto basse. Ma certo che se metto una mano qua sul fegato, chi avrebbe detto, chi potrebbe dire che il fegato sta oscillando? Nessuno. Ma guarda caso, oggi abbiamo strumenti di rilevazione. Qual è il vero problema? Che l'S-Drive però mi ha risposto e mi ha dimostrato. Ma
Oscilla, sì, oscilla, dà in uscita un segnale, non riesco a decodificare quel segnale lì, mentre nel cuore ormai so tutto, nel cervello so tutto, ma del mio fegato non so niente, del mio pancreas non so niente. Il segnale che esce devo decodificarlo, ma io non sono in grado, ma prima o poi saremo in grado. Ma grazie all'S-Drive mi ha risolto il problema. Perché? E perché nello spettro c'è tutto, c'è il comportamento del fegato, del pancreas, di tutti gli organi. E guarda caso, quando riceveremo poi la risposta, che la scomposizione dello spettro, l'analisi dello spettro, nelle sue componenti dello spettro, che sono tutte quelle che lui ha detto e che vi ha fatto vedere in queste torte meravigliose. E allora voi capite bene che questa è una rivoluzione. Sì, parliamo di epigenetica, ma io parlo di tecnologia. Perché vedete, dicevo all'inizio, sì, tu puoi avere informazioni, per carità, ma certo, fai una risonanza magnetica. Anche qui, colleghi, vi invito a valutare, perché noi siamo abituati a vedere l'immagine, chi se ne frega di capire da dove arrivano queste immagini. Ma io mi devo sforzare a far capire che risonanza magnetica nucleare è qualcosa che io dico da una vita, ma che molto spesso, giustamente, colleghi mettono in dubbio. Ma perché mettono in dubbio? È perché non hanno le basi. La fisica è una materia ostica. Sembrerebbe quasi che ho detto la fisica, una volta dato l'esame, basta, è finita, basta. Ma perché la fisiologia non ha basi fisiche? Ma perché il comportamento, se avessi la possibilità di fare una lezione molto più lunga rispetto a quella che posso fare oggi, vi dimostrerei che la fisica gioca un ruolo importante, almeno altrettanto importante come la biochimica. Ma guardate, dicevo che se non ci fossero i principi della biofisica che noi andiamo a spiegare, non ci sarebbe nessuna reazione, non sarebbero giustificate tutte le reazioni che noi abbiamo studiato quando abbiamo fatto l'esame di biochimica. Non ci sarebbero. Non può essere casuale l'incontro, dicevo. E quindi siamo in grado di dimostrarlo. Allora, il fatto di dire risonanza magnetica, guardate i termini, enfatizzo i termini, sul magnetico è evidente che ci deve essere una variazione di campo magnetico. Non ci vuole un genio della fisica per dire che se io entro in un tubo e faccio variare il campo magnetico, beh, e cosa succede? E cosa succede lì? Non è un'esplosione nucleare, quindi il nucleare non può essere l'esplosione nucleare nella risonanza magnetica. Vuol dire che è il comportamento di un nucleo. Ritorniamo da capo. Un nucleo, quale nucleo? Che deve essere presente da tutte le parti, nei tessuti duri, nei tessuti molli, nei tessuti cerebrali, nei tessuti cardiaci. E quale può essere? Ritorno al vecchio amore, acqua, H2O. Ci sono due idrogeni e un ossigeno, quindi il comportamento del nucleo di idrogeno che è presente da tutte le parti, nell'acqua fuori dalla cellula, nell'acqua dentro la cellula, i mitocondri, l'ha ricordato Giorgio, si alimentano con l'acqua. E si dice, dagli dell'acqua extracellulare che la cellula porta dentro e guarda caso i mitocondri si alimentano. Quando? Quando c'è più ossigeno, così pompano più ATP, ovvero energia cellulare. Ritorniamo a un termine che per la medicina non esiste, energia. È fisica questa, non è medicina. Allora, il comportamento del nucleo di idrogeno. E poi manca un concetto che tengo sempre per ultimo, risonanza. Ma che vuol dire risonanza? Cioè il radiologo fa variare il campo elettromagnetico,
eccolo qua, e le cellule, l'idrogeno delle cellule risuona, ovvero ubbidisce. Ah, caspita, ma allora abbiamo capito il senso dell'S drive. Ma la risonanza magnetica ti viene a costare 3 milioni di euro. Noi lavoriamo con risonanze magnetiche oggi che sono di 1,5 Tesla, un campo incredibile, ma io nell'ospedale che ho diretto, nell'ultimo ospedale da direttore generale, ho comprato il 3 Tesla, ma gli americani hanno il 7 Tesla, stanno sviluppando il 9 Tesla. Quindi pensate cosa vedremo con le risonanze. E allora poi arrivo all'S-Drive e dico, ma caspita, ma l'S-Drive è una robina, è un circuito risonante. Ma come? Risonante? Io ho parlato della risonanza. È un affarino così, è in grado di captare il tuo spettro, il nostro spettro, esaminandolo, spaccandolo, sezionandolo, fino ad arrivare ad ogni singolo componente. E voi capite bene che c'è da rimanere veramente a bocca aperta. Perché vi dico, certo, la bobina è una bobina di Tesla, ma chi in effetti ha sviluppato l'S-Drive deve essere stato un gruppo di persone eccezionali, meravigliose, perché ho detto con una risonanza così piccola, oserei dire così preziosa, così importante, siamo riusciti a captare lo spettro di ciascuno di noi. E quindi è una grande cosa. Ci tengo a precisare però, attenzione, che il medico non può essere messo in confusione nel dire, beh, allora in 15 minuti io ottengo tutto, un malloppo, lo vedo, lo illustro il mio paziente, quasi faccio la diagnosi attraverso l'S-Drive. No, amici, no, non facciamo questo errore. L'S-Drive, come la risonanza magnetica di cui ho parlato, come la TAC, come l'elettrocardiogramma, come l'elettroencefalogramma, serviranno a noi come supporto alla diagnosi. Il medico deve fare la diagnosi. È lui che, raccogliendo tutte le informazioni che provengono da questi eccezionali strumenti tecnologici, ne fanno. Li memorizzi tu, le metti tu nella tua testa, ne fai delle correlazioni e tiri fuori la diagnosi. Più informazioni hai e più la diagnosi sarà corretta. E questo è veramente eccezionale. Quindi è un sistema di supporto, che dà delle informazioni veramente stupende. Adesso però io devo chiedere al mio amico Giorgio Terziani quanto devo parlare ancora, perché sennò io vi parlo 24 ore e vi faccio spaccare lo spettro per spiegarvi tutti i punti che sono oggetto delle mie torte. Tempo terminato per Giorgio. Che dovete dirmelo, perché sennò io vado avanti e vi dimostro. Anzi, Hai sforato, ma ti perdoniamo perché ascoltarti aspettavo proprio che finissi insomma il discorso e che dire, Pier Giorgio, ascoltarti è il nostro passato e futuro e realtà delle cose che ci permette di comprendere quanto oggi dobbiamo essere portatori di questo messaggio e di possibilità e opportunità. Abbiamo bisogno di unire le forze, abbiamo bisogno di supporto, abbiamo bisogno di informazioni. Senza queste informazioni continuiamo a rimanere sulla ruota dei criceti e non ci siamo, perché parliamo di salute.
parliamo di prevenzione. Vedo che un amico che non so, che non conosco bene, ma è Nicola, ha battuto le mani, quindi vuol dire che sono riuscito a far capire l'essere. Grande, meraviglioso.